Che cosa ti ha spinto a fare il delegato? Ma era un po' di tempo che pensavo a questa cosa, ma non avevo mai trovato la corrente giusta o comunque una parte sindacale che mi piacesse in questa cosa. Poi è entrato in Italiana Koch, ho incontrato la CISL, le persone all'interno mi sembravano valide e ho deciso, mi hanno invitato a entrare in CISL e questo mi ha convinto sempre di più ogni giorno ad andare avanti. Questo è stato il motivo per la quale e fare il possibile per i miei colleghi, rappresentarli nel modo più corretto, più giusto e professionale possibile. Senti, una domanda da 1 milione di dollari, come si dice, ma se tu fossi il numero uno della CISL, che cosa faresti nell'immediato per questa organizzazione? La CISL mi è sempre piaciuta. Rispetto alle altre organizzazioni l'ho sempre preferita, l'ho ritenuta la migliore, la meno politicizzata. Io sinceramente non cambierei nulla, sono sincero, la CISL mi piace così com'è, non sono ancora riuscito forse a entrare nel tutto, mi piace com'è, a partire dal segretario, adesso non è per fare i complimenti a lui, ma è così rispetto agli altri. Non cambierei nulla in CISL, mi piace così com'è. Senti, invece il sindacato come ha cambiato la tua vita? Se l'ha cambiata in peggio, in meglio? Che riflessi ha avuto la tua vita quando fai l'attivista sindacale? Sicuramente in meglio perché sono riuscito a capire come il meccanismo del sindacato delle altre correnti. Ho visto ciò che succede negli altri ambiti dove prima non sapevo ciò che succedeva, a partire magari dai favoritismi degli altri. Quanto riguarda me, mi ha fatto crescere anche come sicurezza personale, come professionalità, questo.